The first one is Nuz became a good friend of mine. Between ourselves, we communicate in two languages, or three, but mainly in Arabic and Hebrew. Nur, che è diventato un mio grandissimo amico, parla con me in due o tre lingue in genere, ma soprattutto nella nostra lingua. But the fact is that I speak Arabic because I was taught Arabic in order to be able to fight people like Nur better, and he speaks Hebrew because he spent time in Israeli jail. Ma il fatto è che io ho imparato a parlare arabo perché mi è stato insegnato per combattere meglio la gente araba e lui ha imparato la mia lingua, l'israeliano, per conoscere meglio noi. And the second comment is, it might look to you very obvious that we sit here as free people and we talk between ourselves. It is not that easy to do the same in Israel, nor it is easy to do it in Palestine. People in the other communities do not accept it so easily. E la seconda cosa è che a voi può sembrare normale che noi due siamo qui seduti a questo stesso tavolo. Non è normale in Israele, non è normale in Palestina, non è normale in nessuna comunità in cui esiste questo conflitto. My parents were born in Romania. They lived there for many, many generations, and they escaped Romania after the Second World War. I miei genitori sono nati in Romania, la mia famiglia ha vissuto in Romania per molte generazioni, ma sono scappati a causa della Seconda Guerra Mondiale. The story I heard from my mother is that they walked all the way from Romania into Italy and they sat here for 2 years in a refugee camp. La storia che mi ha raccontato mia madre dice che hanno camminato dalla Romania fino in Italia e sono rimasti in un campo di rifugiati in Italia per 2 anni. When I was on the way here to the meeting, I called my mother and I told her I'm in Bologna, and she said that she remembers when they sat in the camp, the young boys, the Israeli boys, the Jewish boy, were taken from the camp was in Genova, into Bologna in order to practice in shooting weapons so they will be ready when they come to Israel to join the war. Mentre stavo venendo qui a questo meeting ho chiamato mia madre, lei ha detto che si ricordava Bologna perché i giovani del campo profughi, del campo di rifugiati che era a Genova venivano portati a Bologna per imparare a sparare meglio, per perfezionarsi, così da poter entrare nell'esercito. When I was young in high school I was very much politically active, but I was to the right side of the political map. Quando ero giovane, negli anni della scuola superiore, ero molto molto attivo politicamente, ma ero schierato a destra, diciamo. The facts and the history were very clear to me. There is a Jewish people, he has a right to stand in what they call Palestine. There is nothing that is called Palestinian people, they have 22 states, they can go wherever they like, this is my state. I fatti storici secondo me erano molto molto chiari e quel territorio è il nostro territorio e i palestinesi possono andare dove vogliono, ma questo è il nostro stato. And today I sit in front of you with a Palestinian friend and we talk about peace and non-violence, and that is a proof that something has changed in my life or in my beliefs. E il fatto che oggi io sia qui seduto a questo tavolo davanti a voi, accanto al mio buon amico palestinese, significa che qualcosa è cambiato nella mia vita e nel mio modo di vedere le cose. The change that I'm going to describe occurred throughout a long period. I cannot put a finger and say this is where I was changed, but I can point some steps which I can recognize in my path of life. Il mio cambiamento non è stato un punto, non c'è un punto in cui posso dire qui sono cambiato, per cui vi racconterò alcuni eventi che hanno segnato il mio cambiamento. And my story is integrated directly into Nur's story, even though I didn't meet him before we start being active in combating for peace, but in my mind when I say Palestinian I see Nur, and I guess whenever you heard in his story Israelis you should see me. In realtà conoscevo già Nur, anche se non ci siamo mai incontrati prima, perché nella mia mente, nella mia visione, lui è il palestinese e lui era il nemico. I'm going to touch on 3 points in the history of my life. Toccherò 3 punti della mia storia. The first one is, I mean, as every Israeli boy, when I finished the high school, age 18, I joined the army. I spent 3 years in the army, then I joined the police, and I spent 4 years in the police. And then I joined the Israeli Secret Service and I spent 11 years there. So all in all, almost 20 years I've been fighting people like Nur.
Come tutti i ragazzi israeliani, quando ho finito le scuole superiori a 18 anni, ho iniziato subito a combattere, ho speso 3 anni nell'esercito, poi altri 4 anni come combattente e poi alla fine 11 anni nei servizi segreti, dunque in tutto quasi 20 anni. I was used to fight people like you, carrying weapons, trying to make to put bombs. But what happened in 87 in the first intifada was something different for me. Ero abituato a combattere persone come Noor, a puntare le armi contro di loro, ma quello che è successo nell'intifada dell'87 mi ha cambiato. As I said, I was very much to the right side of the political map when I was a young boy. I learned the story about how the Israeli fought against the British, how they kicked them out, how we had a great resistance fighting the oppressing side, which was the British people. Come ho già detto, conoscevo bene i fatti storici, sapevo come il popolo israeliano aveva già combattuto contro gli inglesi, come avevano resistito. And as you probably know from the history of our region, in the year 1987, it was the first intifada and the Palestinian people just rose and start revolting. Come probabilmente sapete dalla storia del mio paese, nell'87 c'è stata la prima intifada durante cui il popolo palestinese ha iniziato per la prima volta a combattere. And suddenly I found myself not in front of people who carrying weapons or trying to put bombs, but people that write slogan on the wall, people that raise flag and chanting. E mi sono trovato davanti non a persone armate o persone che portavano delle bombe, ma mi sono trovato di fronte a persone che scrivevano slogan sui muri, che lottavano in questo modo. All I can remember from this period was that I really envied them, because I looked at them and say, they're creating their own state and I'm the oppressing side. I represent now the British for my history. E quando guardavo loro ero un po' invidioso perché capivo che loro erano dalla parte del giusto e che io in quel momento ero dalla parte degli inglesi, cioè dalla parte degli occupanti. And I think this is a point where I started really changing, even though it took me many years to make different decisions. E questo è il punto in cui mi sono reso conto che iniziavo a cambiare, nonostante mi ci siano poi voluti moltissimi anni per prendere le decisioni giuste. I worked in the same work until 94 when I resigned and refused to carry on. Ho lavorato nello stesso ruolo fino al 94 quando mi sono rifiutato di continuare. But still I just came home and I became a passive person, even though I believed in two states, two people, I just sat at home and I was quite passive. E nonostante io credessi in due stati possibili e due popolazioni possibili, sono semplicemente tornato a casa e sono diventato passivo. The second point which I want to touch was in 2006. Il secondo punto di cui voglio parlarvi è nel 2006. But I need to give a short introduction. Ma ho bisogno di fare una piccola introduzione. My parents, as I told you, arrived into Israel. They were put in a refugee camp near Hadera. I miei genitori, come vi ho già detto, erano dalla Romania, sono arrivati in Israele e sono stati messi in un campo profughi, in un campo rifugiati. It was just the first year after the Israeli state was established, 1948. Era subito l'anno dopo che lo Stato di Israele fosse fondato, il 1948. And then the Israeli government told them that if anyone wants to have a free house or free room, if he comes to Jerusalem there are plenty of empty houses. E il governo aveva detto che chiunque volesse avere una casa libera, una casa gratuita, poteva andare semplicemente a Gerusalemme dove ce n'erano delle libere. And they of course went to Jerusalem and they were put in an apartment with some other families. They had their own room. E ovviamente i miei genitori sono andati a Gerusalemme in cui furono messi in un appartamento con delle altre persone. And a few years later they moved to their own apartment. E alcuni anni dopo finalmente si sono trasferiti nel loro appartamento privato. And that is where I was born. E è qui che sono nato. So I grew up in a house which in Israel we call it Arabic house, which if you tell anyone in Israel what's the meaning of Arabic house, it's very similar to the houses here in Italy, high ceiling, coated with stones, very nice floor tiles. E io sono nato in quella che in Israele si chiama la nostra grande casa. Il concetto di casa in questo senso è molto simile a quello italiano, cioè con il pavimento fatto di piastrelle, i soffitti alti e le stanze grandi.
But we never make the connection in our minds that the meaning of our big house means a house that belonged to ours before. Ma nelle nostre teste non avevamo ancora capito che la nostra grande casa significa proprio la casa che appartiene a noi. So I grew up in such house, 48, when the war stopped, many refugees from Jerusalem went into East Jerusalem, into territories that were Jordan, went away or were kicked out, and empty houses were left, this is where my parents were put. E io sono nato in questo clima in cui le persone che vivevano prima in queste case sono state scacciate e in queste case ormai libere venivano poste le nostre famiglie. In 1967, as you know, there was a six-day war and Israel occupied the West Bank. Nel 1967, come sapete, c'è stata la guerra dei sei giorni e... Israel occupied the West Bank. Okay. E Israele ha occupato la zona est. La Cisgiordania. Grazie. And a few days after the war, I remember the day I was at home along with my mother. E pochi giorni dopo questa guerra mi ricordo ero a casa con mia madre. And we had the knock on the door and we opened the door and there were three Arabs standing outside wearing traditional clothes. E sentimo bussare alla porta, aprimo la porta e c'erano delle persone fuori vestite secondo i costumi tradizionali. It was quite an embarrassing situation. I was alone with my mother. We couldn't speak Arabic, they couldn't speak Hebrew. È stato abbastanza difficile perché io ero da solo con mia madre, noi non parlavamo arabo, loro non parlavano la nostra lingua. But it took very short time to understand that this house belonged to them before the war. Ma è stato abbastanza facile capire che prima della guerra quella casa apparteneva a loro. I'm not sure you can imagine the feeling staying at home with your mother and people come and say this house belongs to us. Non so se riuscite a immaginare la sensazione che dà stare a casa da soli con la propria madre e vedere arrivare delle persone che dicono questa casa appartiene a noi. Or if you can understand the feeling from the other side, this house belongs to me and someone else is living there now and I just want to have a look. Oppure non so se riuscite a capire il sentimento che si prova dall'altra parte, tornare nella propria casa per dare un'occhiata, per vedere cosa succede e trovarla con altre persone che ci vivono dentro. Anyway, we let them in, they saw the house, they went a bit inside, but we were very impolite, we just wanted them to go away and eventually they went away. In ogni caso li lasciammo entrare, loro fecero un giro per la casa, ma noi siamo stati molto scortesi con loro, volevamo soltanto che se ne andassero e alla fine se ne sono andati. I gave all this short introduction because in the year 2006 my mother, which was quite old, asked me to take her to Romania to see the place where she was born. Questa introduzione per spiegarvi che nel 2006 mia madre, che era già molto vecchia, mi chiese di portarla in Romania nella casa in cui era nata lei. So we went to the village, which is a very planning to come back to the region, and I was looking on the internet, reading information about what's going on over there. Nel 2007 volevo tornare nella regione e mi sono messo a cercare informazioni su internet su cosa stesse succedendo. And I remember I saw a specific video clip about an incident in the region. E mi ricordo di aver visto un video in particolare su un incidente che era successo nella regione. They showed in the video where bulldozers are putting a road to a new settlement. E il video mostrava un bulldozer che radeva al suolo un'intera parte per farci una strada. Tearing down the olive trees that were on the way. E tirava giù alberi e tutto quello che incontrava nel percorso. Explaining that there was a fight in the court and the Palestinian, the farmers, they lost and now they're opening the new road. E lo spiegavano con il fatto che c'era stato un nuovo conflitto e che avevano assolutamente bisogno di aprire una nuova strada lì. So you could see in the video clips the bulldozer coming straight, bringing down the olive trees and the Palestinian farmers are crying in the corner. E quindi si vedeva in questo video il bulldozer che avanzava e portava con sé tutto quello che incontrava e le famiglie di contadini arabi palestinesi che guardavano e piangevano e non potevano fare niente. And as you could know, we Israelis are very tough people, so when we see Palestinians crying, we couldn't care less. E come potete immaginare, noi israeliani siamo
persone abbastanza dure, quando vediamo dei palestinesi che piangono non ci interessa troppo. But what I saw in the video are two additional pictures or two additional pictures which I never imagined in my life. Ma quello che ho visto nel video sono due immagini in particolare che non avrei mai pensato di vedere nella mia vita. The first one, for the first time in my life, when I saw the farmers crying in the corner, there were Israeli guys and girls hugging them and crying together with them. La prima immagine è quella dei contadini arabi che piangevano in un angolo con dei ragazzi, con delle persone israeliane che li abbracciavano e piangevano con loro. And for me, I never saw such a symbols of sympathy before. E non avevo mai visto un simbolo di compassione tale. And the second picture which I saw in the video was the soldier that was walking in front of the bulldozers. E la seconda immagine è quella del soldato che camminava davanti al bulldozer. Full of confidence, and he was holding a stick in his hand, just turning around as Charlie Chaplin, feeling that he is the king of the world. E sembrava che si sentisse il re del mondo, aveva un bastone in mano e si muoveva come se fosse Charlie Chaplin. And at the time my son was 18 and he was supposed to join the army, and I said to myself, this is what my son is going to do in one year. E a quell'epoca mio figlio aveva 18 anni e doveva entrare nell'esercito, e ho pensato, questo è quello che succederà fra un anno di mio figlio. And I know this is a point where I said to myself, it's not enough to believe in what you believe, you have to be an activist, you have to act. And that is when I decided to join any organization, and I found Combatant for Peace. E è questo il punto in cui ho capito che non bastava soltanto credere nelle mie idee, nel fatto che fossero possibili due stati e due popoli, ma dovevo fare qualcosa di concreto, era tempo di agire, e quindi ho deciso di entrare in una qualsiasi organizzazione pacifista in questo senso, e ho trovato Combatants for Peace. And I've been very, very active since. Noor is a Palestinian coordinator. I was, or still am, for the recent days as Israeli coordinator. E a quel punto ho trovato Noor, lui è dal 2007 che lavoriamo insieme, lui è il coordinatore palestinese, io sono il coordinatore israeliano. And I also want to finish my story with a few comments. E ci sono degli altri commenti che voglio fare prima di finire la mia storia. The first one is, as incredible as it sounds to you, it's easier to hold a rifle and to shoot than to be in the positions that we are today. E per quanto possa sembrarvi incredibile, è molto più facile imbracciare un fucile e sparare piuttosto che trovarsi nella situazione in cui noi ci troviamo oggi. The Israel society, or actually any society, expects you to act on its behalf, or the way they believe on its their good. And we are expected to be heroes, to serve in the army, but not to do what we do today. E il fatto è che tutti si aspettano che noi agiamo, effettivamente. Il popolo israeliano, per esempio, si aspetta che noi tiriamo fuori le armi e combattiamo. Nessuno si aspetta quello che noi vogliamo veramente fare. I know that throughout the tour that we've done here in Italy, most of the people that we met are almost convinced or semi-convinced in what you say, so we expect most of the people here and other meetings are for the same mindset, political mindset. Nel corso di questo tour abbiamo incontrato moltissime persone che la pensano come noi e che sanno quello che facciamo, molte persone che politicamente la pensano come noi. But even though most of the people criticize Berlusconi and the Italian regime, nobody is accused over here, I think so, as being a traitor or as hating his country. E nonostante molte persone siano avverse a Berlusconi, al suo governo, nessuno è accusato di essere un traditore della propria patria. But since Israel is occupied in fighting, whenever you try to criticize the government, you are blamed to be a traitor, to be stabbing the nation with a knife in the back, or so people believe that we came here to tell you only bad stuff about Israel and how to hate Israel. Ma il fatto è che Israele è impegnato in una lotta, e quindi ogni persona che critica questo tipo di regime, questo tipo di condotta, è considerato un traditore, è qualcuno che pugnala alle spalle il proprio Stato.
My elder brother is married to his wife was born in Italy. So before I came here, he told me have a good trip and enjoy Italy, enjoy the food, enjoy the wine. I hope you don't succeed in your mission. Mio fratello è sposato con una donna italiana, prima di venire qui mi ha detto goditi l'Italia, mangia del buon cibo, divertiti, passa del bel tempo e spero che tu non abbia successo nella tua missione. But in spite of what they say about us, I'm doing what I'm doing not on behalf of Noor, even though I like him, I'm doing it on behalf of my country. E nonostante tutto però quello che faccio non lo faccio per Noor, per la sua parte, per il suo popolo, lo faccio per me e per il mio Stato. So I see myself and I see my colleagues, my Israeli colleagues, as patriot Israelis, we are acting for our country, we want Israel to return as it was before, a regular country accepted by the world, which accepts the rights of other people. There is no way of Israel being the only democracy in the Middle East and occupying how many 2 million people and not giving them any rights. Quello che faccio io e quello che fanno anche i miei colleghi israeliani è lottare per il nostro Stato, per far riconoscere il fatto che il nostro Stato sia legittimo, ma che debba rispettare anche i diritti della popolazione araba, perché in questo momento ci sono 2 milioni di persone arabe che vivono sotto occupazione. So just to end my story, the way we see life today or reality is very clear. We see one line which is separating between people who want peace or people who don't want peace. In questo momento la realtà sembra essere quella del fatto che c'è una linea netta fra le persone che vogliono la pace e le persone che non vogliono la pace. And I know that on my side I have people like Noor, I have people hopefully like here. Io so che dalla mia parte ho persone come Noor, ho persone probabilmente come voi. And that's my story. Thank you.